È stata presentata ieri sera a Nuoro presso la parrocchia della Beata Maria Gabriella, la prima comunità Laudato Si', fondata in Sardegna. Il nuovo organismo nasce all'interno della cooperativa Autunum Sinti, che da tempo si occupa del mondo della detenzione, organizzando incontri e attività legati ad un impegno di giustizia riparativa che coinvolge detenuti, familiari, vittime e comunità. Ora Autunum Sinti ha deciso di fare un nuovo passo e collegare la giustizia riparativa con la cura e la responsabilità verso l'ambiente. Le comunità Laudato Si' sono ispirate alle indicazioni dell'enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune e condividono principi e valori generali che si possono individuare in 7 articoli: libertà, uguaglianza, democraticità, cooperazione, onestà, responsabilità, gratuità. Prima dell'inizio del convegno, ospitato nel salone parrocchiale, c'è stata la cerimonia di messa a dimora nel sagrato della chiesa di Due Olivastri da parte di Don Pietro Borrozzu, parroco della Beata Maria Gabriella, presidente di Autunum Sinti, coadiuvato da 4 ospiti della comunità. Alla presentazione di Laudato Si' sono intervenuti, oltre a Don Borrozzu, il professor Francesco Nuvoli della Facoltà di Scienze Forestali e Ambientali dell'Università di Sassari, Alessandro Serra, direttore della Coldiretti provinciale di Nuoro Ogliastra, e Salvatore Urro, presidente provinciale delle ACLI. Le comunità condividono un codice etico e estetico e si propongono come strumento per una vera e propria educazione e spiritualità ecologica, secondo le indicazioni dell'enciclica, ha sottolineato Don Borrozzu. L'educazione ha infatti un ruolo centrale nella costruzione del nostro futuro comune. Si tratta di un movimento di pensiero e azione impegnato a diffondere le idee e le pratiche del documento. Per questa ragione si sono poste un impegno concreto: stabilire ad Amatrice un centro studi internazionale denominato Casa Futuro Centro Studi Laudato Si'.